Tra pochissimo, solo su Telebelluno, parleremo di... Patate. Tra poco. Buona visione da... Trasforma la tua dentiera in una protesi fissa. Con la clinica Favero a Belluno, protesi fissa a 5.900 euro ad arcata. Clinica Favero a Belluno, via Vittorio Veneto, Centro Millennio. Assicuratrice Valpiave. Bene comune. De Pian Salotti, fabbrica divani, poltrone, divani letto e poltrone relax. De Pian Salotti, produzione e vendita diretta a Foindi Feltre. I divani De Pian, veri gioielli che durano nel tempo. Buon sabato, benvenuti a tavola, ben ritrovato Riccardo. Ciao Giorgia. Siamo nel laboratorio della famosa pasticceria bellunese La Briciola a Santa Giustina e oggi impariamo a fare... Il pan di Spagna. Wow, oggi è una ricetta di quelle da prestare attenzione. Ingredienti: farina, acqua bollente, uova, fecola di patate, vaniglia con scorza di limone, baking, lievito secco, un pizzico di sale, zucchero. Allora Riccardo, qual è la prima fase di lavorazione per ottenere un buon pan di Spagna? Allora Giorgia, cominciamo con separare il tuorlo dalle chiare che poi monteremo a neve. Bene Giorgia, allora abbiamo montato le nostre chiare, adesso devo montare il rosso d'uovo con l'acqua bollente. Mi raccomando che l'acqua sia bollente, circa un cucchiaio d'acqua bollente per ogni rosso d'uovo. Ecco Giorgia, come vedi il nostro rosso è ben montato, per cortesia aggiungimi lo zucchero piano piano, brava, così va bene. Ecco, adesso aggiungimi la farina, sempre piano, perché altrimenti si formano i grumi. Ecco così, bene, 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 brava, metti tutto, ok? Ok, Giorgia, metti il lievito nella fecola e poi aggiungi anche il tutto nel composto, va bene? Ora metti gli aromi. A questo punto, piano piano, aggiungimi gli albumi, una spatolata alla volta, ecco così, va bene? Benissimo, ecco, hai visto che abbiamo ottenuto un bel impasto morbido e ben montato. Ora lo mettiamo nella nostra tortiera, lo inforniamo per circa 30 minuti a 180 gradi. Riccardo, sei pronto? Prontissimo. Perfetto, allora mentre io aspetto l'arrivo del pan di Spagna, vi ricordo che tutte le nostre puntate sono su YouTube, quindi basta cercarci e con facilità troverete sia questa nuova stagione che la 2013, che ovviamente tutte quelle passate. Riccardo, qui siamo a Santa Giustina, ricordiamo sede della Briciola, dove c'è peraltro anche il laboratorio che fornisce poi l'altra tua piccola pasticceria. La Baby B in via Feltre a Brivano, Mano di Civico. Eccolo qua il nostro pan di Spagna pronto. Tra l'altro, che bello, questo lo possiamo usare per qualsiasi cosa, sia tagliato a dischi, giusto? Allora questo qui lo possiamo usare a farcire con le creme come vogliamo, con la crema chantilly a sua volta aromatizzata con la nocciola, con il cioccolato, con lo zabaione, oppure lo possiamo usare con la crema pasticcera, magari metterci la crema pasticcera in mezzo e sopra un po' di crema pasticcera e fare il classico dolce con la frutta, con la panna attorno. Lo possiamo usare per magari fare la sfoglia, tagliare, magari fare uno strato di sfoglia, uno strato di crema, uno di pan di Spagna, crema e sfoglia ancora. Okay. Possiamo fare tante cose, diciamo questa qui è una base che ci permetterà poi di fare altri dolci. Perfetto, e allora dillo. Benvenuti a tavola. E noi con Riccardo e la Briciola ci rivediamo sabato prossimo alla stessa ora. Arrivederci da...